La vostra è un evento unico, è stato incredibilmente difficile riuscire a recuperare tutti questi lavori perché non esiste nessun lavoro di Banksy nei musei, istituzioni o collezioni pubbliche, quindi abbiamo dovuto cercarlo presso i collezionisti privati e non esiste un elenco di proprietari di opere di Banksy, quindi è stato un lavoro lungo, quasi due anni di lavoro. Quello che vediamo qui è quello che sarebbe stato impossibile per chiunque riuscire a vedere. Mentre i muri, il lavoro pubblico di Banksy è per l'appunto pubblico, quindi è sia nello spazio pubblico quello che è rimasto, sia nel nuovo luogo pubblico per eccellenza, quindi internet, ed è visibile da tutti. Qui vediamo l'artista nel suo rapporto con i supporti tradizionali, con il collezionismo tradizionale e con il tradizionale mondo dell'arte contemporanea. E stiamo parlando di un artista che parte dai graffiti, quindi dalla più infima forma di espressione creativa, che ne capisce la potenzialità e ne libera il potenziale, andando a modificare l'essenza dei graffiti, che è quella di parlare in forma autoriferita, cioè parlare a dei mondi che sono in grado di capirli. La trasfigura utilizzando un linguaggio semplice in grado di essere capito da tutti, e questo fa fare un salto incredibile al lavoro in strada, perché le persone si ritrovano dei lavori che non dovrebbero essere lì. In strada noi abbiamo soltanto la segnaletica e la pubblicità, cioè cosa dobbiamo fare e non dobbiamo fare e cosa dobbiamo e non dobbiamo comprare. Che ci sia qualcosa di inutile e bello in strada non era previsto. E Banksy è la persona, è la figura che ha dato l'inizio a tutto questo, e il risultato lo vediamo anche nelle nostre città adesso, dopo 15 anni. Il titolo è Guerra, capitalismo e libertà, perché sono gli argomenti su cui si è maggiormente concentrato il lavoro iconografico di Banksy. Le opere qui sono state raggruppate per aree tematiche. Abbiamo un'area che riguarda tutti i lavori sulla guerra, sull'estetica della guerra, sull'etica della guerra. Abbiamo i lavori che riguardano la libertà, intesa come gli aspetti di controllo sociale che subiamo, e abbiamo i lavori che riguardano il capitalismo, o meglio i suoi effetti, gli effetti negativi e positivi. Di certo al centro abbiamo collocato del denaro, delle banconote stampate dall'artista.